mi scappavo tantissimo, meno male che l'ho fatta. Ho sentito bene? È ritornato di nuovo. Ragazzi, armi in mano? Sì, ma pronte. Ok. Avete sentito? Sì. Guardate, questo è il tunnel. Nella mano, quell'altro. Oh, ai. Attenzione, vieni. Sì, 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 non ti preoccupare. Vieni. Vediamo cosa c'è. Ah! Il percorso di Tip. Colora le caselle. Allora, vediamo 4 più 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, la posso colorare. No, devo fare un attimo una pausa perché mi scappa troppo la pipì. Ah, mi scappavo tantissimo, meno male che l'ho fatta. Ho sentito bene? Va, non importa, me lo starò sognando, vero? Oppure no? No, non è questo suono, bambo! Che c'è, Giorgia? Morto! Dimmi! Io stavo andando in bagno. Ok. Che avevo quasi finito di fare i compiti. Stavo andando in bagno e... Sono uscita. Sì? E ho sentito di nuovo quel suono che... dell'altro giorno. No, non mi dire. Quello che si sentiva dalla porta segreta? Sì, proprio quello. Ma sei sicura, Giorgia? Era da qualche giorno non si sentiva più quel suono. Hai appoggiato l'orecchio? Sì, l'ho appoggiato. Ma sei andata giù a sentirlo o da sopra? Da sopra. E si sentiva fino a qui? Sì. Giorgia, io farei così. Vai a chiamare la mamma, perché se dobbiamo scendere per vedere se veramente c'è questo suono, abbiamo bisogno anche di lei. Su, corri, vai! Mamma! Allora, Giorgia, che ha detto la mamma? Che va a farsi la doccia, tra poco viene. Ok, allora facciamo così. Raccontiamo ai nostri amici che cosa sta succedendo, perché magari qualcuno non sa che cosa sono questi suoni. Ve lo vuoi dire te, Giorgia? Sì, bello. Ok. Ragazzi, l'altra volta stavo portando giù un giocattolo, la macchina di Barbie, e però ho sentito un suono strano, che era tipo un gocciolio dell'acqua, tipo così. Però è molto più ripetuto. E io sono andata su, mi sono spaventata un sacco, poi sono andata su, sono andata a chiamare il babbo. Il babbo poi ha chiamato anche la mamma e abbiamo preso delle armi e siamo andati giù a entrare in una porta segreta, che abbiamo anche scoperto che c'era una porta segreta che noi non si sapeva che c'era. Poi ci siamo entrati, era tutto pieno di ragni, ragnatele, legni abbandonati. Poi c'era anche un corridoio dove era lunghissimo e stretto. Poi la mamma ha anche trovato una chiave attaccata a un quadro abbandonato, vero babbo? Sì. Eccomi! Che è successo? Che Giorgina mi sembrava un po' preoccupata. No, bisogna preoccuparsi. Perché? Ti ricordi l'altro giorno quel suono strano che veniva da quella porta, da quel tunnel? Sì, perché? È ritornato di nuovo, Giorgia sta facendo al bagno e ha sentito di nuovo il suono. Diglielo te, Giorgia. Sì, è vero, mamma, l'ho sentito quel suono. Facciamo così, ragazzi, essendo che molti di voi ci avete scritto nei commenti che eravate curiosi di vedere e scoprire che cosa si nascondeva, cosa poteva esserci in fondo al tunnel, Cinzia, Giorgia, io direi di munirci di coraggio e andare a vedere a questo punto che cosa c'è in fondo al tunnel. Ragazzi, armi in mano? Sì, ma pronte. Pronte, ragazze? Sì. Questo qui fa male perché c'è anche il buco, quindi... Ok. Sentite? Sì. È come l'altra volta, ragazzi, uguale. Andiamo. Che è successo, Giorgia? È un'ombra, era la tua, Giorgia. Ecco, ragazzi, questa è la porta dell'altra volta, ve la ricordate? O comunque l'avete vista prima nel video. Ora, quando siamo andati via l'altra volta, l'abbiamo sigillata perché avevamo paura che uscisse qualcuno. È vero, Giorgia? Sì, è vero. E quindi ora... che si fa adesso? Va liberata. Bene, Giorgia, togliamo tutta questa roba.
Bene, Giorgia, ci siamo? Sì. Cinzia, ci sei? No. Ho venuto i brividi. Ok, direi di aprire. Dammi, vado davanti io, dammi questo. Perché se ci protegge. Andiamo. Ok. Avete sentito? Ah, ok, era solo la porta. Male. Bene. Allora, ragazzi. Ragazzi, qui più si entra, più si sente questo rumore. Ok, siamo dove eravamo l'altra volta. Guardate, questo è il tunnel. Che non si vede, però, in fondo del tunnel. Che cosa c'è in fondo? Non lo sappiamo. Giorgia, vuoi andare avanti te? No. Cinzia? No. Andiamo, Giorgia, andiamo, Cinzia. Okay. Salvo, sei sicuro? E vedrai, si sente sempre questo suono. Era scomparso e ora è ritornato di nuovo. Qui c'è di nuovo la chiave. Ma che cos'è? Non è che quella chiave che è lì magari porta a qualcosa. Magari in fondo al tunnel c'è una porta e quella chiave ci serve per aprire la porta. Giorgio, che dici? Sì, lo so. Non lo so. Allora facciamo così, andiamo fino in fondo. Se c'è la porta, ritorniamo a prendere la chiave. Ma babbo. No, però Non lo so, ho pensato una cosa strana. Mamma mia, ho sentito scricchiolare sotto i piedi. Ma no, ma che, perché? Non lo so, sarà stato... No, questo è tutto male. Oh, scappiamo, c'è un topo, che schifo, c'è un topo. Andiamo. Ok, chiudiamo. Ok, Giorgia, stai bene? Non è che ti ha morso il topo? No, babbo, tutto bene. Poi se mi mordeva lo sentivo, perché giusto, mi fa male. Giusto. Te, Cinzia, stai bene? Io dovrei stare bene. Ok, Non c'ho nessun problema. Ma te come stai? Bene, penso bene. Ma sei sicuro? Perché sì. Mi sembra che c'hai un po' di sangue. Dove? Nella mano, quell'altro. Oh, ai. Ah, che male, è vero. Probabilmente nello scappare mi sono appoggiato al muro e mi sono tagliato. No, Salvo, allora bisogna disinfettare subito, okay, perché andiamo in bagno. Con tutta la polvere che c'è là dentro, ti becchi una malattia di sicuro. Dai. Andiamo, dai, vai. Facciamo una corsa e poi torniamo giù. Ragazzi, non è un morso di un topo. Sicuramente mi sono graffiato nello scappare perché mi sono veramente spaventato tanto. Ah, che male, che guardate male. Guardate quanto sangue, no? Giorgia, prendigli per favore il cotone. Esatto. Vai, prendi il cotone per favore, io apro questo. Ma posso fare qua cerotto? Apri il cerotto per favore, Giorgio, così mettiamo il cerotto. Dai che dobbiamo tornare giù, Sì, infatti, no, bisogna, ragazzi, finire e concludere questa storia, perché non ne possiamo più, guarda. Così. Ok. Bene. Ora però cerchiamo di non farci male e cerchiamo di andare fino in fondo al tunnel. Ci siamo? Pronti? Vai, prendi la tua arma, tieni. Dove sei? Giorgia. Ok, via, andiamo. Bene, siamo ritornati giù e ora dobbiamo scoprire veramente che cosa si nasconde, che cosa c'è in fondo al tunnel. No, ragazzi, però questo suono non si può sentire. Non ce la faccio più. Ogni volta che arriva questo suono mi viene proprio la pelle d'oca. Ci siamo? Amore, ma è pieno di legna a terra, che ci posso fare? È buio qui dentro, non vedo niente. Ci siamo. Attento a questi ferri, ragazzi, non vi ingraffiate, che è tutta roba arrugginita questa, Senti. Ragazzi, siamo quasi in fondo, No, era un pezzo di legna e basta. Lucio, vieni qui per favore. Dai, fai il cane. Lucio, vai avanti te? No, andiamo via. Lucio, vieni qui. Mamma mia, che cane coraggioso che abbiamo. Ok, andiamo. Giorgio, attenta ai ferri, Andiamo. Fermi. Ragazzi, davanti abbiamo un muro. Giorgia, davanti abbiamo un muro. Abbiamo un muro, però ho visto che sulla destra c'è ancora un altro tunnel. Ancora? Sì, guardate, ragazzi, ve lo faccio vedere anche a voi. Guardate, questo è il muro, finisce il tunnel qua. Ma se giro un po' la telecamera così, c'è ancora un altro tunnel da affrontare.
Che dite? Si va avanti o finiamo qua? Si va avanti, però bisogna stare attenti per terra, perché non c'è il pavimento lì. Stai attento, Salvo! Sì, sto attento. Ok, Giorgia, dai, forse siamo arrivati e scopriremo perché c'è questo suono. Ragazzi, allora abbiamo deciso, andiamo a destra e cerchiamo di finire questo tunnel e vedere dove ci porta. Ci siamo, Giorgia? Sì. Ok, vediamo un po'. Venite, ragazzi. Attenzione, vieni. Sì, 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 non ti preoccupare. Vieni, 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 vieni. Andiamo, andiamo giù. Ah! 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 Ma dove siamo? Non lo so. Giorgia, Cinzia. Ma cosa è successo? Ma non lo so. Ragazzi, ci siamo trovati. Siamo in un bosco. Ragazzi, ma io questo posto... No, no. Io lo so dove siamo. Dove siamo? Ragazzi, so dove siamo. Qui è la parte sotto della piscina, dove ci sono tutti i macchinari che fanno muovere poi l'acqua della piscina. Ma guardate, come può essere? Ma non lo so come abbiamo fatto ad arrivare qui, Ma non è possibile, dai. Eh sì, vuol dire che quello è un tunnel che porta fuori. Infatti, ascoltate bene. Giù, ragazzi, ve lo faccio, no, da qui non si vede, però giù in fondo al bosco c'è un fiume. Ora non si vede niente perché è lontanissimo, però c'è il fiume e quindi lo sgocciolio dell'acqua era il fiume. Era il fiume. Vero. Babbo, quindi vuol dire che quel tunnel ci porta direttamente qua fuori? Esatto, è un collegamento per andare magari a vedere se funzionano le pompe della piscina. E noi che ci siamo preoccupati per niente. Meno male, meno male. Ragazzi, il problema è questo, che noi abitiamo in questa casa da pochi mesi, quindi magari molte stanze ancora non le conosciamo e quindi per quello ci siamo presi di paura. Quindi ora vi faccio vedere veramente dove vi ci troviamo. Guardate, se saliamo le scale così... Ci siete voi dietro? Sì. Ok, guardate dove siamo. Siamo di fronte a casa nostra. Questa è la nostra piscina, questo è il nostro giardino e laggiù c'è la nostra casa. Quindi perché hanno fatto quel passaggio? Di sicuro hanno fatto quel passaggio per far sì che magari quando d'inverno piove, per non andare dalla parte esterna, poi prendere il tunnel e arrivare direttamente ai macchinari della piscina. Direi di andare a casa e di salutare i nostri amici. Ok, andiamo! Ragazzi, tutto bene ciò che finisce bene. Ci siamo preoccupati per un rumore inquietante e lo sapete che rumore era? Quello del fiume che abbiamo qua sotto che scorre, vero babbo? Sì, non è proprio qua sotto, è sì, vicino casa. E niente, alla fine ragazzi, questo video che poteva essere così pauroso non era alla fine pauroso, come avete scoperto. E l'unica cosa che è successo, mi sono fatto un piccolo taglio qui alla mano, ma questo però va via tra qualche giorno. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! E io e Giorgia e dietro la telecamera con la mamma vi salutiamo con un grande wow, ciao!